Salve a tutti, siamo con Enrico Nappi, Social Media Manager. Ciao Enrico. Ciao Nicole, buonasera, ciao a tutti. Enrico è autore di un post su Facebook che ha superato le 29.000 condivisioni. Al centro di questo post, il Cotugno di Napoli, ci racconti com'è nato e perché poi è diventato virale? Allora, il post è nato molto per caso e ho appreso la notizia tramite un amico, il quale non nascondo mi ha girato il link originale, proprio del sito di Sky, nel quale comunque la notizia era raccontata, che era tutto il reportage del tuo collega inglese, che raccontava appunto del Cotugno. E non ti nascondo che alla fine della lettura dell'articolo ho vissuto in me una sorta, diciamo così, di duello, per così dire, tra sentimenti un po' contrastanti, nel senso che da un lato credo come tutti, del resto, ho provato una grandissima emozione, una grandissima gioia, un grandissimo orgoglio chiaramente per questo attestato, insomma, questo riconoscimento di efficienza internazionale che ha avuto questa nostra struttura ospedaliera. Dall'altro però mi sono un po' incupito, se così posso dire, un po' rattristato, notando che insomma, la notizia, questo tipo di informazione talmente importante, ancora non era stata raccontata da nostri, inteso gli italiani, organi di informazione. E poi, diciamo, da lì ho deciso di scrivere un pensiero, cioè di buttare giù qualche riga molto, molto di getto, molto alla veloce, no? Come si dice in gergo, raccontando non solo la notizia in sé, citando proprio espressamente un virgolettato che poi mi aveva colpito molto dall'articolo originale, e strutturando, diciamo così, il post come mi è venuto al momento, ovvero realizzando una sorta di contrapposizione, anche un po' ironica, per certi versi sicuramente provocatoria, tra quello che avevo appena appreso, ovvero per come la cronaca internazionale stava parlando della nostra sanità pubblica, nella fattispecie del Cotugno, e quello che era stato un pochettino nei giorni precedenti il racconto della cronaca nazionale, che aveva insomma fatto un racconto un po' contorto, voglio dire, del nostro territorio. Diciamo, dal servizio, un po' lo scivolone, se così possiamo definirlo, di Striscia la Notizia sul dottor Ascierto, a tutte le notizie che poi sono state diffuse, che raccontavano comunque di questo solito meridione che non rispetta le regole, di questo solito meridione che non aveva strutture ospedaliere all'altezza, insomma, per sopperire a questo tipo di problema. I nostri famosi medici e infermieri sempre assenteisti, anche se sappiamo che non è così, la famosa prima pagina del Fatto Quotidiano, eccetera. E quindi da lì poi è nato questo mio ragionamento molto veloce, questa contrapposizione ironica tra quello che era, diciamo, un dato di fatto, voglio dire, per fortuna nostra, di noi campani, di noi italiani, eccetera, di questa eccellenza, messo tutto un po' in contrapposizione ironica a quello che era il racconto delle ultime settimane. E niente, poi chiudo, insomma, questo post lo chiudevo con un pizzico di ironia, perché poi, insomma, mi sembrava anche, come dire, simpaticamente ironico il fatto che poi questa notizia, questo grosso orgoglio, questa grossa soddisfazione era arrivata proprio il giorno del 1º aprile. E quindi poi fondamentalmente con una battuta chiudevo il post scrivendo: è il 1º di aprile, però non è un pesce d'aprile, perché comunque siamo un'eccellenza sanitaria internazionale e viva Dio, insomma, che qualcuno se ne è accorto. Poi da lì il resto l'avete fatto voi, l'hanno fatto le persone, l'hanno fatto tutti coloro che hanno ritenuto opportuno leggere il mio pensiero, commentarlo e poi condividerlo. Calcolo che. Esattamente, stiamo parlando quindi del fenomeno della viralità nei social network, che funziona un po' proprio come le epidemie, cioè nasce, si propaga fino ad esplodere, soprattutto quando fa leva su sentimenti positivi. Il tuo post ne è un esempio eccellente, è andato dritto alla pancia
e alle emozioni dei, in particolare dei napoletani. Tu sei anche docente di SEO e SEM, quindi sei un addetto ai lavori. Volendo essere quindi più tecnici, più scientifici, quali sono i segreti affinché un post diventi virale? Ti posso dire che un vero e proprio segreto, ovvero una vera e propria formula magica, che io sappia, non esiste, ma ti posso garantire e posso garantire a tutti che non esiste. Esiste però certamente realizzare un contenuto seguendo innanzitutto quelle che sono le regole della piattaforma che noi andiamo ad individuare per, diciamo così, poi diffondere questo nostro contenuto. Nel caso specifico, trattandosi di Facebook, diciamo che il post è stato sicuramente molto spinto dal punto di vista della sua viralità, dal fatto che è riuscito, fortuna sua, ad intercettare quelle che sono le tre fondamentali regole dell'attuale algoritmo, della piattaforma Facebook. E innanzitutto la prima è quella dell'affinità, ovvero io ho creato un contenuto che l'algoritmo ha ritenuto estremamente affine con gli interessi, per una pagina fan, verrebbe definito di una fan base, nel mio caso lista amici della mia community. Perché è stato ritenuto tale? Perché io parlavo di Cotugno, di Napoli, di Campania, e in questo caso l'algoritmo del social ha tracciato il fatto che la mia base di amici, la mia community, poteva essere molto affine a questo argomento. Perché? Per un motivo molto semplice: perché nella mia lista amici, almeno vi era un 80% di contatti residenti a Napoli e in Campania e nel meridione. Quindi già di base l'algoritmo gli ha dato un cosiddetto bonus di portata organica in più. Dall'altro lato, poi la viralità nasce soprattutto quando un determinato contenuto rispetta quelli che sono i cosiddetti fattori di tempo e interazione. Cosa vuol dire? Molto semplice poi, in effetti, nel senso che un post più riesce ad attirare tempo di connettività, di connessione degli utenti su di sé, più viene spinto in alto dall'algoritmo. E nel caso specifico, trattandosi di un articolo, per meglio dire, di un contenuto testuale che comunque ha in sé fisiologicamente una tempistica di lettura, ecco, questa tempistica di lettura ha inciso molto nel parametro appunto del tempo speso, e quindi più tempo è stato speso su questo post, più chiaramente la piattaforma ha ritenuto opportuno mostrarlo sia nelle tendenze che nel newsfeed di tutti gli utenti e che l'avevano condiviso, che l'avevano commentato o che avevano amici in comune che avevano fatto questa attività per il maggior tempo possibile. E poi c'è un terzo parametro che è fondamentale, che è quello della cosiddetta univocità, cioè dell'assoluta unicità, appunto, di presenza di quel contenuto all'interno della piattaforma. Perché ricordiamo, stiamo sempre parlando di una notizia che ancora non era stata diffusa. E in più anche l'univocità dell'immagine, perché il post in sé di una piattaforma come Facebook, quando è associato ad un'immagine, quando l'immagine è assolutamente originale, quindi come nel mio caso, quindi un'immagine realizzata, diciamo così, in casa, quindi non presa dalla rete, non presa da altre pagine fan, non presa da altri profili, ricevo un ulteriore bonus, un ulteriore benefit di portata, perché l'algoritmo non traccia la presenza di quell'immagine nel suo infinito catalogo o carrello di immagini conservate, e quindi tende a farla vedere di più, perché è un'immagine nuova. Ecco, questi sicuramente sono stati tre, e sono comunque tre aspetti fondamentali, ovviamente, che possono far sì che un contenuto diventi o meno, non voglio dire sempre virale da 29.500 condivisioni, ma sicuramente visto, tanto o poco che sia, però già importante. E poi, per concludere, credo che poi, al di là di questi simpatici tecnicismi, io credo che poi il resto l'abbia fatto comunque la reazione emotiva e umana delle persone, che sicuramente hanno letto un qualcosa che probabilmente avrebbero voluto leggere, e forse, ipotizzo, l'hanno letto con le parole che, se avessero potuto, avrebbero speso loro.
Certo. Tu hai accennato anche ad un altro aspetto molto interessante, ovvero la notizia del Cotugno come eccellenza del Covid-19. Ricordiamo una struttura ospedaliera dove medici ed infermieri non sono stati contagiati. Questa notizia non era stata divulgata molto prima del tuo post, mentre ha avuto grande eco grazie alla condivisione della tua comunità social. Ti chiedo quindi, da un punto di vista tecnico, che influenza hanno i social sull'informazione? Oggi credo abbiano una rilevanza, non voglio dire determinante, ma sicuramente molto molto importante, perché è sempre più ampia la percentuale di persone che vuoi o non vuoi o trovano all'interno della piattaforma e quindi magari si informano o altrimenti magari non vanno a cercare altrove. Quindi mi riferisco ad altri social, ai motori di ricerca, siti di settore, siti di informazione, eccetera. Quindi da questo punto di vista i social network penso che abbiano sicuramente anche, come dire, riconvertito anche un po' la figura e la professione quotidiana di chi, ad esempio, come te e tanti tuoi colleghi, fa dell'informazione, informazione professionale, informazione vera, il proprio mestiere. Io credo che i social network hanno, oltre ad aver inciso, diciamo, ormai possiamo dire in qualunque tipo di settore della vita tradizionale, la loro più grande incidenza oggi possiamo riscontrarla proprio nell'informazione. Non solo come strumento per veicolare appunto l'informazione, ma proprio come strumento finalizzato a creare l'informazione. Non a caso oggi, sui social, su Facebook, ma anche su tante altre piattaforme, notiamo tanti casi di successo di diciamo perfetti sconosciuti o quantomeno persone certamente non professionisti del settore dell'informazione, che però o lo sono diventati ma circoscritti nel mondo della piattaforma, o che però si sono poi, diciamo così, evoluti come figure che potremmo definire come opinion leader, perché comunque sono riusciti tramite la divulgazione o di informazioni o anche di loro semplici punti di vista, no? I cosiddetti e tanto cari editoriali, no? Per fare un esempio poi giornalistico di carta stampata e non, mediante tutte queste attività sono riusciti comunque a creare intorno a loro un grande pubblico. E chiaramente questa oggi è l'informazione. Non dico l'informazione migliore, perché io comunque resto sempre dell'idea che l'informazione migliore sia quella fatta dai professionisti dell'informazione, cioè da coloro i quali cercano la notizia, la verificano, la vanno ad approfondire e poi ce la scrivono a tutti quanti noi. Però è certamente un tassello importante di quello che è il grande mosaico dell'informazione. Però da questo punto di vista, come tutte le cose belle, c'è anche l'altra faccia della medaglia, sia dei social ma che della rete in generale. Ovvero che quella legata alla difficoltà poi dell'utente medio soprattutto di riuscire a rendersi conto in poco tempo, quando ci riesce, se quello che sta leggendo è una notizia vera, fondata, oppure se è una cosiddetta fake news, come oggi ci hanno insegnato, insomma, a dire, no? Enrico, possiamo dire con ragionevole certezza che il contenuto del tuo post, se veicolato attraverso o all'interno di un articolo giornalistico, se fosse stato veicolato attraverso un articolo giornalistico, non avrebbe avuto lo stesso riscontro del semplice post. Ti chiedo perché e soprattutto ti chiedo come rendere un contenuto giornalistico maggiormente fruibile su, le piattaforme, social. Allora, la risposta è sicuramente sì, nel senso che questo stesso post, ma in generale qualunque tipo di contenuto su una piattaforma, soprattutto come Facebook, se tradotto nel classico articolo di giornale scritto all'interno di un sito web, purtroppo su una piattaforma come Facebook non avrebbe mai avuto questo tipo di portata. Riscontro. Ma per un motivo molto semplice, perché prima parlavamo appunto della creazione di contenuti
rispettosi delle cosiddette regole della community di Facebook. Ecco, per Facebook un link di terze parti, quindi un link condiviso magari dal mio sito web, dal sito ad esempio del mio giornale nel quale io scrivo e poi postato sulla piattaforma, per la piattaforma quel link è un tentativo di far uscire gli utenti dalla piattaforma per poi indirizzarli altrove. E chiaramente questo Facebook cerca di impedirlo il più possibile. A questo dobbiamo anche aggiungere il fatto che Facebook, in qualità di piattaforma nata appunto per la condivisione del contenuto della rete in generale, ci permette chiaramente, come sappiamo, di condividere informazioni e contenuti dal web al suo interno, ma se pensiamo al link, quindi all'articolo di giornale, ad esempio, noi sappiamo perfettamente che la piattaforma di questo link, di questo articolo, ci crea una piccola anteprima, un'anteprima di taglio rettangolare nella quale l'80% dello spazio occupabile e occupato vede come protagonista l'immagine, la fotografia, e pochissimo il testo. E un giornalista vive di testo, per meglio dire, la notizia vive di testo, perché una notizia va raccontata. Io non posso spiegarti una notizia mostrandoti una semplice foto, sarebbe impossibile. E quindi anche questo è un ulteriore deterrente, perché quando io vado a condividere un link su Facebook, io sto condividendo principalmente l'immagine nell'80% dello spazio che occupo, il titolo, se riesco, o per meglio dire, se il titolo originale del mio articolo, del mio sito, rientra nel numero di caratteri consentiti dalla piattaforma e ove mai io riesco a fare anche quest'altra operazione, poi se mi va bene, va bene, va bene, se il mio sito è tra i pochi eletti che sono rientrati tra i cosiddetti siti partner della piattaforma, allora io vedo un'anteprima testuale del mio articolo di una massimo 2 righe. E chiaramente in un'ottica del genere è molto difficile a questo punto attirare l'attenzione del lettore, attirare l'attenzione dell'utente, ma credo che sia fisiologico a questo punto, quindi sia per proprio dei markup negativi che l'algoritmo dà a contenuti del genere, ma anche perché poi così facendo la notizia, il contenuto in sé ha poca visibilità proprio dal punto di vista materiale nei riguardi dell'utente, cioè l'utente alla fine vede un titolo e vede una foto. Chiaramente se il titolo è accattivante si tende a cliccare, quindi un titolo scritto bene, chiaramente se pensiamo all'informazione divulgata nel web, è un titolo destinato, o per meglio dire, potenzialmente attrattivo. E quindi oggi per un giornalista fare il proprio mestiere rapportandosi ad una piattaforma come quella di Facebook o di qualunque altro tipo di social network diventa doppiamente complicato. Perché già di base parliamo di una professione molto difficile, se poi a questo ci aggiungiamo anche il doversi confrontare con regole e normative e algoritmi di piattaforme, che come nel caso di Facebook, tra l'altro, sono suscettibili di modifiche veramente a velocità, spesso e volentieri anche siderali, anche per uno come me, molte volte stargli sempre dietro non è facile, allora capiamo bene che in un contesto del genere il giornalista fa 2 volte la fatica che farebbe normalmente. Sul discorso proprio dei link, anche un posto come il mio non avrebbe sicuramente avuto una tale portata, un tale riscontro, se ad esempio io avessi, per dire, alla fine del testo inserito il link di richiamo Il all'articolo servizio. del servizio originale, perché la piattaforma avrebbe rintracciato quel link e avrebbe cercato di, tra virgolette, oscurarlo, renderlo il meno diffuso possibile. Anche perché poi nel caso specifico non parliamo di un articolo, io non ho la presunzione di dire di aver scritto un articolo, assolutamente no. Ho scritto una riflessione personale sulla faccenda in sé. Io mi limito a condividere punti di vista, riflessioni. Poi se sono riflessioni positive che accolgono il favore degli utenti, delle persone in generale, ben venga. Magari aggiungo e chiudo. Ci fossero sempre così belle notizie sulla nostra città, sul nostro territorio, sul nostro caro meridione, sempre così belle, sempre tutti i giorni da poter scrivere anche altre riflessioni, no? Del genere. L'augurio è quello.
Noi ti ringraziamo sia per il post che ci ha resi un po' più noti nel mondo per un'eccellenza territoriale e anche per le informazioni tecniche che ci hai fornito, che sicuramente saranno utili a tanti. Grazie Grazie a voi, grazie a te Nicole e Enrico, non so. buon lavoro. Grazie anche a te.